Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi sono qui nel mio studio perché mi sono decisa a riordinarlo. Voglio togliere tutte le cose che ci sono in mezzo sparse proprio per tutta la stanza che non c'entrano niente. Da quando il pittore ha finito di sbiancare le travi, questa stanza non è più stata riordinata, quindi oggi direi che è arrivato il momento di farlo. Detto questo, iniziamo. La prima cosa da fare direi che è quella di togliere tutte le cose più ingombranti, spostarle, come ad esempio il vaporetto che non mi serve, togliere questa carta che non mi piace per niente, spostare tutti questi accappatoi, questo appendiabiti dell'IKEA che così visto non mi piace, più che altro non mi piace quello che c'è esposto perché appunto abbiamo gli accappatoi, e ne abbiamo parecchi anche se siamo soltanto in due. E insomma c'è da togliere tutto, compreso questo mobiletto che mi sa che scarto e metto in taverna. Non so da dove partire, ma da qualche angolino dovrò partire. Tra l'altro qui ho registrato un video ieri, quindi devo sistemare anche queste cosine qua. Direi di iniziare. Prima inizio, prima finisco. Come prima cosa sono andata a togliere le cose che erano nello studio, come state vedendo dalle immagini, e c'erano davvero tantissime cose. Tutto ciò che avevo sparso un po' per casa, in camera da letto, in bagno, in corridoio, l'avevo messo in questa stanza e si era creato un casino pazzesco, quindi sono andata a togliere tutto quanto. Come vedete, sono andata a togliere anche la carta che avevo fissato al muro perché non mi piace proprio come ci sta. Si vede che è una cosa momentanea e fatta anche male, quindi ho preferito andare a rimuoverla definitivamente. Ho tolto quasi tutto, è rimasto giusto qualche mobiletto, la scrivania, insomma, cosine, poche cose comunque rispetto a prima, perché si è svuotata. Forse si sentirà anche un po' di rimbombo, non lo so. Comunque, adesso passo velocemente l'aspirapolvere con quello della Lidl senza fili, giusto per dare una passata veloce, poi prendo il folletto, il lavapavimenti, che comunque allo stesso tempo aspira, così aspiro ancora una seconda volta, lavo il pavimento, pulisco mobili, le cose, e dopo vedo come disporre i mobili. Sicuramente resteranno qua la cassettiera, la scrivania, per il momento ancora tengo questa, però è in programma di cambiarla perché dopo vi faccio vedere, è rovinata. Resterà sicuramente questa toletta che poi va rimessa dove c'è lo specchio, e quella sicuramente resterà lì, e per il resto non so, quindi vediamo in corso d'opera. Arriviamo al momento delle pulizie. Come prima cosa, come vi dicevo, ho passato l'aspirapolvere, questa della Lidl, che ripeto mi piace molto perché è leggera, è super maneggevole, è senza filo, quindi posso arrivare ovunque. Dura circa 15-20 minuti se non ricordo male. Comunque io riesco ad utilizzarla almeno per un paio di giorni senza nessun problema, perché comunque la utilizzo per passare il pavimento in velocità, specialmente dove magari vedo che c'è un po' di polvere e di sporco. E poi sono passata al lavapavimenti della Folletto, che però devo sistemare perché si è rotta, cioè si è staccato l'adesivo, il biadesivo che unisce il panno al lavapavimenti stesso. Quindi sto facendo un po' di fatica perché se sposto troppo il lavapavimenti, il panno si stacca completamente. Quindi dovrò andare a sistemare anche questo. Però per il resto mi ci trovo molto bene per pulire il pavimento quotidianamente. Se per caso anche a voi è successo, fatemi sapere come avete risolto questa cosa del panno
perché secondo me l'ideale sarebbe provare a rifissarlo con un biadesivo molto potente. Però se avete altre alternative o se vi è già capitato, fatemi sapere come avete risolto. Poi sono passata allo specchio, prima ho pulito il vetro con il Quasar Vetri, che è il prodotto per vetri che più mi piace in assoluto. Poi ho spostato la toletta e l'ho passata velocemente con il Lisoform e poi sono andata a mettere i vari oggettini, insomma a ridecorare lo studio con i complementi d'arredo, come ad esempio questa scala decorativa che prima ho passato con un panno e poi ho sistemato con alcune cosine che avevo nello studio. Ho passato anche la sedia, questa tra l'altro è la stessa identica a quelle che abbiamo in sala da pranzo e queste sedie sono ideali sia per il tavolo della sala da pranzo che per una scrivania, per lo studio, insomma si adattano tranquillamente ad ogni ambiente per quanto mi riguarda. E poi inizia il momento delle decorazioni, che è forse quello che più mi piace. Sono andata a pulire anche la cassettiera dove ci sono tutti i trucchi, perché specialmente i cassetti erano un po' sporchi, c'erano un po' di impronte, quindi ho passato per bene il Lisoform, che tra l'altro mi piace molto proprio per il profumo che lascia all'interno della stanza. Qui poi sono iniziate alcune prove su come disporre la scrivania e la cassettiera, però non ero molto convinta della prima soluzione che ho adottato. La situazione è questa: ho spostato e sistemato gran parte delle cose, come vedete alle mie spalle, come avete visto nelle immagini precedenti. Ora sono a un punto morto perché non so cosa fare. Ho provato a mettere la scrivania, che tra l'altro è terribilmente rovinata, adesso vi faccio vedere, qui contro, qui nell'angolino, insomma, è sottomesso il tappeto, però non sono per niente convinta, anche perché contro questa parete non ho nessuna presa. Non mi serve in realtà, perché il computer ormai l'ho ufficialmente lasciato su quando abbiamo fatto casa. Sapete che quel soppalco l'abbiamo fatto pensandolo proprio come zona studio, zona computer, e alla fine abbiamo deciso di sfruttarlo in quel modo, anche perché comunque mi trovo bene, quindi lo lascio lì. Quindi in realtà una vera e propria presa non per forza mi serve, forse poteva servirmi per mettere la lampada che di solito tenevo sulla scrivania, però comunque non mi convince. Questa l'ho presa da IKEA, l'ho presa ormai un anno e mezzo fa, quindi non è da tantissimissimo tempo che ce l'ho, però guardate qua, non so come io abbia fatto, però qui si è praticamente staccato la parte bianca, quindi si vede sotto il legno, qua anche scheggiata, qua ci sono altri piccoli segni, adesso non so se si vede, tra l'altro devo ancora pulirla, vediamo se mette a fuoco, che vedete che ci sono diversi segni e il più evidente è sicuramente questo. Quindi la vorrei cambiare e vorrei prendere una scrivania in legno chiaro 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 da mettere con una sedia colorata. Quindi se avete qualche scrivania da consigliarmi qui sotto nei commenti fatemi sapere. Comunque intanto l'ho messa qui, però non mi convince, anche perché mi resta ancora fuori questa cassettiera dove dentro ci sono un po' di prodotti di skincare, c'è un bel po' di prodotti di skincare, makeup, cose tecnologiche per le mie macchine fotografiche e altri prodotti nuovi. Quindi non saprei dove mettere questa, cioè messa qui in mezzo non mi piace proprio, cioè non ce la vedo, quindi devo cambiare disposizione là perché non mi piace. Qui nell'angolino ho messo la
cassettiera dove dentro ci sono tutti i trucchi che utilizzo, comunque tutti i trucchi aperti, finestra, e qui vi sposto adesso il cavalletto. Qui al posto della cassettiera ho messo questa scaletta, anche questo è stato un acquisto pessimo, dico acquisto pessimo perché è fatta male, è di bassa qualità per quanto mi riguarda, più che altro è storta, guardate qui contro il muro, la resta è completamente staccata. Abbiamo provato più e più volte a fissarla meglio, ma si monta praticamente storta e si vede poco, però se ci si mette di lato, insomma, si nota questa cosa. Peccato perché in realtà non l'ho neanche pagata pochissimo e questo difetto un po' mi infastidisce. Comunque qui ho messo appunto lei, qui vabbè è rimasta la mia toiletta, ora ci sono ancora i prodotti per pulire perché devo finire. Questa mi piace, però resta fuori questo angolino che devo vedere bene come organizzare. Non so che fare, se avete qualche consiglio, magari qui sotto nei commenti fatemelo sapere. Alla fine ho deciso di togliere la scrivania dal tappeto, ho deciso di rimettere il tappeto al centro della stanza, la scrivania l'ho rimessa al posto dove era prima e la cassettiera invece l'ho messa in questo angolino. E forse così devo dire che non mi dispiace. Anche sulla cassettiera ho passato il panno con il Lisoform, ho pulito per bene tutto e poi sono andata a mettere un po' di oggetti decorativi sia sulla cassettiera che sulla scrivania. Penso di aver trovato la combinazione definitiva. L'unica cosa che stona è la scrivania, però è momentanea. Tra l'altro ci stavo pensando mentre spostavo i mobili. Effettivamente, avendo la scrivania su con il computer, qui non mi serve. Quindi potrei prendere magari un piccolo tavolino o comunque una scrivania proprio piccola piccola piccola, giusto per fare video quando li devo fare in questa stanza. Per il resto in realtà una scrivania non è che mi serve, perché appunto ne ho già una. Comunque vi faccio vedere come ho sistemato tutto quanto. Ed ecco qua, ci siamo. Che bello vedere tutto così ordinato. Non mi sono occupata delle cose all'interno dei cassetti, quello magari lo facciamo in un prossimo video. Comunque, piccolo e velocissimo tour. Qui contro questa parete più grande ho messo la cassettiera con trucchi skincare. Qui sopra invece ho messo giusto due cosine per far prima pulire. Alla fine mi sono resa conto che tante cianfrusaglie in giro davano soltanto che fastidio durante le pulizie, quindi ho messo soltanto questo poster che prima era appeso lì insieme all'altro, però mi piace qua, quindi dovrò tappare i buchi. Comunque poster qui, e poi qui ho messo un vassoio con alcuni profumi e una candela. Il tappeto alla fine l'ho messo al centro della stanza, la scrivania che è l'angolino che meno mi convince perché in realtà non c'è nemmeno la sedia, quindi non mi serve a molto. La zona con tutti i miei trucchi l'ho messa qui, quindi qui ho creato proprio, cioè ho messo proprio il mobiletto perché ci sta tra l'altro perfettamente. E qui vi ho fatto già vedere prima una scaletta espositiva, se così possiamo dire, dove ho messo giusto una scatolina, ma tutte le altre che avevo in giro ho deciso di buttarle. Questa cesta con tanti prodotti, creme corpo, creme per le mani, acque profumate, messe tutte qui. Qui sopra invece ci sono alcuni profumi e un'acqua profumata. Poi questa invece è, questo è l'angolino
makeup e poi beh, questi prodotti che in realtà sono momentanei qui perché li ho tolti dalle confezioni e quelle le andrò a buttare e i prodotti li devo smistare nei cassetti. Mi piace perché è tornato in ordine, prima era davvero un gran casino. Se questo video vi è stato di compagnia e vi è piaciuto, spolliciate, così ne farò altri. Tra l'altro fatemi sapere qui sotto nei commenti se vorreste vedere anche il video dove vado a riorganizzare i cassetti e l'angolo trucco, perché comunque ci sono un po' di riordine che voglio fare anche all'interno dei mobili, quindi se vi interessa questo video fatemelo sapere, iscrivetevi per non perdervi tutti i prossimi video, un bacione e noi ci vediamo prestissimo, ciao!